Ok, bello ragazzi, sono il Gisus e oggi continuiamo con Mega Man Star Force. Non so dove devo andare. Sembra che la scuola cominci a piacerti. Beh, sbrighiamoci ad andare in aula. Ok, dobbiamo andare semplicemente in aula. Dopo scuola. E per oggi abbiamo finito. Ora voglio che torniate tutti a casa, subito! Non voglio che stiate qui a combinare guai. Ah, Bud, non hai ancora consegnato il compito di matematica. Se non lo porti domani, starai in castigo per una settimana. No, non è possibile! Mi scoprirò la testa a forza di studiare! Tre giorni fa mi avevi detto che avevi finito, ma che ti eri solo dimenticato di portarlo. Capa! Io cosa c'entro? Dovresti fare i compiti da solo. Se ti aiutassi non impareresti nulla. Non è vero, signor Shepard? È vero, dovresti cercare di farli da solo. Li faccio sempre da solo, li faccio del mio meglio. È strano perché i tuoi compiti hanno sempre gli stessi errori di quelli di Zack. È una coincidenza? Ah! Ops! Gli avevo anche detto di non copiare tutto. Mamma mia. Dovrebbero imparare un po' dell'arte della copiatura. Sai, la scuola non è per niente male. Il signor Shepard e gli altri sono molto gentili. Non pensavo che la scuola fosse così divertente. Ho un'ultima comunicazione, Gio. Potresti venire in uno studio dopo la lezione? Vorrei parlarti di una cosa. Non preoccuparti, non è niente di grave. Meno male. Sì, signore. Bene, ragazzi, potete andare. E ricordati i compiti domani, Bud. Ciao! Ma Wood, si può sapere cosa avevi in mente? Dovresti almeno fare i compiti di matematica. Non avrei mai pensato di vergognarmi tanto perché siamo brother. Mi dispiace tanto, capo. Zack, voglio che torni a casa con Wood e che inizi subito a fare quei problemi di matematica. Ma non gli hai appena detto di rifarli da solo? Stasera c'è il mio cartone preferito. Pensi davvero che Wood riesca a finirli tutti entro domani? Non credo. Ecco perché vi dovete sbrigare a cominciare subito. Sì, capo. Capito, forza Bud, andiamo. Non tirare la palla lunga e corri. Per forza poi sono sempre così stanca. Con brother simili. Vedo che è tornata a essere la solita luna. Sì, certo che per essere il suo brother non sarà facile. Bene, ora è meglio che vada nello studio. Permesso? Siamo da questa parte. Oddio! Che cos'hai? Vieni a salutare. È coso, come si chiama? Copper. Bob Copper. Mamma mia. È Bob Copper, dalla polizia di Satella. Sta svolgendo le indagini sull'episodio di qualche giorno fa. Non ti vedo da un po', mi ero quasi scordato il tuo nome. Sei Geo, vero? Sì, signore. Come la posso aiutare? Ti ricordi quello che è accaduto, vero? Sì. Oggi stavo per mostrare la scuola e ho trovato dei livelli di onde Z molto alti. Bisognerebbe essere tonti per non capire che quest'ultimo episodio puzza di onde Z. E, guarda caso, è successo tutto subito dopo che sei arrivato tu. Dopo 3 anni di assenza. Sta facendo 2+2, Copper. Un attimo, signor Copper. Sono stato io a causare l'incidente. Questo ragazzo non c'è proprio niente. Anzi, lui è una vittima. Se Shepard ci difende. La prego di calmarsi, signor Shepard. Non lo stavo accusando, cercavo solo di capire se il ragazzo sa qualcosa. Qualcosa che noi non sappiamo. Vero, Joe? Non so di cosa stia parlando. Avanti, dovrai più sapere qualcosa. Ogni volta che è capitato un episodio legato alle onde Z, tu eri sempre nei paraggi. Ma non significa che io ne sappia qualcosa. Va bene, Geo, non aver paura, ma in realtà le onde Z sono una forma di vita aliena. Come fa a saperlo? Qui si mette male. Cos'altro saprà il vecchio? Gli alieni hanno dei corpi fatti di onde M, che la gente normale non può vedere a occhio nudo. Sono in grado di entrare nei corpi degli umani e di fargli fare cose terribili. Ma sa tutto allora, ma perché allora non ce l'ha detto prima? Se non stai attento potrebbe succedere anche a te. Diventeresti un pericolo per tutti quelli che ti circondano.
mi sa che è già troppo tardi per me. Alieni M, questa è forte. I ragazzi d'oggi non si lasciano ingannare da storie simili, vero Geo? Allora, soddisfatto, signor Copper? Non so niente a proposito degli alieni. Geo, ora puoi tornare a casa. Il signor Copper e io dobbiamo discutere di un paio di cose. Signor Shepard, devo insistere. Forse non dovrei oppormi troppo al prof. È meglio andarci piano. Ok, diciamo che per oggi può bastare. Scusa se ti ho trattenuto, Geo. Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. Arrivederci. Corri. Il vecchio sa di noi abitanti di FM. Probabilmente adesso ci starà la calcagna. Ancora più di prima. Proprio adesso ho qualche amico. Questa non ci voleva. Beh, almeno per oggi possiamo tornare a casa. Ho messo tutto a posto, ora posso partire. Hai già finito di parlare con signor Shepard? Signor Shepard. È uno sciolino. Allora, cosa doveva dirti? Non sono affari tuoi. Ah, che noia. Come facciamo a diventare amici se continui a parlarmi in questo modo? Amici? Non sai ancora come si fa amicizia? La scuola non è molto divertente se non hai degli amici. Va bene, puoi unirti al mio gruppo. Mi fai sempre una pena? Io unirmi al tuo gruppo? Sì, certo. Ho detto a Bud e Zack di essere gentili con te. Allora, non sei contento? Se lo sei dovresti almeno dire qualcosa. Lo sono, ma... non so se sono pronto a essere un buon amico, perciò... mi spiace. Rifiutare le mie offerte è proprio il modo sbagliato per diventare amici. Non ti inviterò mai più. Se ci vuoi ripensare, ti consiglio di farlo subito. Cosa è stato? Ah, Bud e Zack, mi sono preso un infarto. Hanno già finito i compiti, wow. Che spavento, non aprite più la porta così. Sì, infatti mi sono inquietato tantissimo. A proposito, comunque te la cavi con i problemi di matematica? Sono in alta marea, eh. Non potete aver finito così in fretta. Non starete mica facendo i furbi. Perché non rispondo? Beh, dite qualcosa, perché non rispondo? Non dite niente perché ho ragione, vero? È strano, però di solito parlano su. Sono davvero fastidiosi, vero? Chi? La banda di teppisti della capa? Non so neanche da dove cominciare. No, non era per niente... no, non era per niente quello che intendevo. Allora cosa? Ah! Cosa stanno facendo? Cosa stai facendo? Cosa succede? Già mamma! Maramaramarama! Come si traduce maramaramara? Vabbè. What? Ah! Cosa sono quelli? Gem gem! Ah! Ok, sono dei brutti cosi viola. Bud e Zack sono diventati mostri! Luna, stai dietro, non sono loro! Sei in un bel pasticcio, Gio Stella. Che parla? Ah, non possono attraversare i bagni. Da questa parte. No! Ti sono mancato? Ti presento le mie creature più recenti. Gli umani M. Non sono proprio dei geni, ma... indovina un po'? Se si avvicinano agli umani per un po' di tempo, anche quelli si trasformano in umani M. Ora, se mi dai gentilmente la chiave di Andromeda, ti lascerò andare. Altrimenti sai cosa ti aspetta. Ah, non posso diventare amica davanti a Luna. Ehi, aspetta, con chi stai parlando? Vedo che non hai intenzione di darmi la chiave. Significa che te la dovrò strappare. Andate, umani M. Ah, stanno venendo proprio verso di noi. Scappate? C'è una porta? Possiamo soltanto scappare. Prima di tutto dobbiamo uscire dalla scuola. Forza Luna, corri! Non me lo faccio ripetere due volte! Non possiamo uscire dall'entrata, perciò dobbiamo trovare un'altra via.
Stai scherzando? Nel posto dove veniamo ci sono altri mostri. Lo so, ma siamo in un vicolo cieco ed è pericoloso, anche qui, perciò dobbiamo andarci. Ma si può sapere cos'hai? Non fai altro che dirmi quello che devo fare. Mi sa che non ho molta scelta però. Ehi, aspettami! E ci credo, lei è abituata a dare i comandi agli altri. Ascensore, dai. Ehi, cosa sono quei mostri? Ho l'impressione che tu ne sappia qualcosa. Io non ne so niente. Forse no. Se solo ci fosse qui Megaman invece di te, gli schiaccerebbe via in un bacino. Gli schiaccerebbe in un batter d'occhio. Oh, Megaman, perché non vieni a salvarmi? Certo. Oddio. È arrivato l'ascensore. Giam! Ah, Luna entra in classe, sbrigati. Eh? Ah, ok. Sono brutti face. Beh. Gem. Era di nuovo secondo. Fio. Forse li abbiamo seminati. Ah, ma quanti sono quei mostri? Sono così tanti che alla fine ci scopriranno per forza. Ha ragione, non potete fuggire per sempre. Se non ti occupi di quel genere, non riuscirete a uscire di qui. Allora mi sa che non ho scelta. Per ora questa stanza sembra sicura. Potrebbe essere la nostra unica chance. Forza! Luna, cercherò di sbarazzarmi di loro. Voglio che tu mi aspetti qui. Ce la fai a stare qui da sola? Sei matto? Non puoi andarci da solo. Cosa credi di fare? Mio papà diceva che è sempre meglio provare, anche se c'è una sola piccola chance. Ma è pericoloso! Andrà tutto bene, ti proteggerò. Promettimi di non uscire da questa stanza. Che cosa hai detto? Andrà tutto bene, ti proteggerò. Ma cosa mi viene in mente proprio adesso? Non può essere meglio. Però certo che è stato incredibile. Vabbè ragazzi, intanto salvo. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Dobbiamo usare i guanti di lattice là. La leva là. La leva è ciao la leva. Cos'è? Due? Che schifo è? Che schifo è? Quando...